Notte di briganti e brigantesse a San Vito sullo Ionio, dove un gruppo di associazioni ha dato vita ad una partecipata manifestazione culturale. In scena l'intervista impossibile al brigante Giuseppe Villella, un adattamento teatrale di Francesco Brancatella e Vittoria Camobreco, con prologo di Ulderico Nisicò. Ma partiamo dal teschio di questo vero o presunto brigante Villella, per allargare il discorso a questo fenomeno che noi riteniamo calabrese o meridionale, ma in realtà è un fenomeno di tutto l'assestamento sociale europeo ed americano, quando insorge la società borghese, a cui si oppongono tutti coloro i quali alla società borghese non intendono adeguarsi, non sanno adeguarsi, non possono adeguarsi o sono addirittura ideologicamente, religiosamente contrari. In America li chiamano banditi, qui li abbiamo chiamati briganti, o meglio i francesi li hanno chiamati briganti, e poi è rimasto in proverbio. Però esiste anche un tipo particolare di briganti, che sono i miserabili oppure Jack lo squartatore, cioè i briganti di città invece che quelli di campagna. Qua da noi il brigante è di campagna, e non a caso la manifestazione di stasera inizierà con un prologo drammatico, quello della brigantessa, la quale ha scelto, o il suo destino ha scelto, questo tipo di vita, e sa che non ne ha un'altra, sa anche che questa vita sarà breve, bella magari, intensa, piena di mistero, di gioia, di soddisfazione, di amore se vuole, però sarà breve, brucerà come una falena. Sì, sono in duplice veste in questo spettacolo veramente realizzato con il cuore. In questo caso io rappresento, interpreto il ruolo di una brigantessa che racconta la vita allegra ma anche disperata di questo popolo di briganti. Sono coautrice insieme a Francesco Brancatella di questa sceneggiatura che ha come protagonista principale Giuseppe Villella, quel famoso brigante il cui teschio rimane ancora nel Museo Lombroso di Torino. È un'intervista impossibile attraverso la quale Villella racconta la sua storia non storia, la sua duplice identità, la sua vaghezza di biografia e in più quello che è stato il mondo dei briganti. È una cosa avvincente, più un viaggio di emozione che qualcosa di addentrato nella storia, quella difficilmente si può sapere completa e compiuta, però noi ci proviamo. Il brigante Villella è una figura che ormai da storica è diventata quasi mitologica, non perché sia un personaggio, come posso dire, di leggenda, se ne parla poco in verità, però per le storie di natura giudiziaria che gli sono legate al nome, il teschio, poi racconteremo bene la storia, di lui è detenuto nel Museo Lombroso di Torino come prova della naturale, nativa tendenza dei calabresi alla delinquenza e alla criminalità. Allora, questo teschio conteso tra il comune di Torino, che lo detiene nel Museo Lombroso, e quello di Motta Santa Lucia, dove era nato, è diventato un caso giudiziario, adesso anche un caso storico e con noi anche un caso letterario. Ne stiamo raccontando la vita presunta, la morte certa e il drammatico esito appunto di questa contesa tra opzioni storiche, modi di interpretare la sua vita e anche modi di intendere addirittura poi il Risorgimento. È stata una bella pagina quella dell'Unità d'Italia, oppure i calabresi meridionali l'hanno subita in maniera dura, in maniera sbagliata, in maniera dolorosa e solo sanguinosa?